Riccardo Sbertoli, finalmente la notizia del tuo rinnovo di contratto ufficiale, una notizia ovviamente quasi scontata, però ecco, continua la tua storia con Milano, una storia che ti lega particolarmente a questa società, insomma, quindi ti chiedo subito le tue prime sensazioni, le tue prime emozioni per questo rinnovo che appunto si concretizza. Ma allora, io sono felicissimo di proseguire questa avventura con questa società, con la squadra della mia città. E un rinnovo che diciamo mi riempie di gioia perché la società ha dimostrato veramente un grande interesse nel continuare con me e diciamo anche darmi qualche responsabilità in più, quindi sono molto felice che la società abbia apprezzato i miglioramenti fatti insieme in questi ultimi anni. Quindi l'anno prossimo sarà il sesto anno con la maglia di Milano e non vedo l'ora di iniziare. Una storia che appunto parte da lontano, no? Proprio dalle giovanili, iniziate consacrate, poi appunto questa scommessa che ti ha portato ad esordire in Serie A a 17 anni e poi dopo ad essere praticamente il titolare di questa squadra. Una crescita tua personale ma anche di squadra negli ultimi anni, ovviamente sono stati importanti gli step fatti in avanti, la voglia di continuare a crescere c'è. Cioè. Certo, io sono arrivato a 17 anni qua che ero proprio il ragazzino che facevo il secondo palleggiatore, quindi insomma volevo cercare di capire un po' se in un futuro sarei potuto diventare un giocatore di questo livello e pian piano andando avanti con gli anni, un po' per fortuna, perché ci sono stati degli episodi un po' fortunosi, un po' per via del fatto che ho sempre avuto una grande tenacia, una grande forza di volontà in allenamento, mi sono riuscito a ritagliare i miei spazi fino a diventare palleggiatore titolare. Ormai questo è il quinto anno, quarto o quinto anno da titolare e visti gli step fatti negli anni scorsi mi sento un po' più, diciamo, ultimamente mi sento più protagonista già dall'anno scorso, quindi quest'anno voglio continuare questa crescita individuale sia tecnica che umana, anche per diventare più leader di questa squadra. Una maturità che si è stata accompagnata anche dal tuo percorso con la nazionale, che comunque hai conquistato con la maglia di Milano. Certo, quella è sicuramente fonte di grande orgoglio e di grande responsabilità, però comunque per un giocatore, poi quando capisci che grazie al lavoro che hai fatto tutto l'anno riesci a ritagliarti uno spazio in nazionale, veramente ti riempie di gioia e diciamo è un punto di arrivo che ogni anno ognuno si prefissa, diciamo, perché ogni anno bisogna cercare di fare la migliore annata possibile anche per ritagliarsi uno spazio nella propria nazionale. Quindi sono contento che grazie anche alle stagioni che ho fatto con Milano io sia riuscito a diventare un giocatore nazionale. Ovviamente il mondo che ci circonda contagia la pallavolo, sarà una pallavolo probabilmente un po' diversa, un po' particolare, un po' strana quella che si appresterà a ripartire dopo il Covid. Tu come la immagini, come la pensi e che cosa può dare la pallavolo alla ripartenza dello sport, alla ripartenza della vita? Sì, sarà tutto molto diverso. Speriamo di poter riprendere, anche se penso di sì, in condizioni di sicurezza, che magari vorrà dire giocare tutta l'andata o tutto il campionato a porte chiuse. Noi cercheremo di dare il miglior messaggio possibile, quello di una ripartenza basata anche sui valori dello sport, diciamo, sull'amore che la gente ha per lo sport e che la città di Milano ha per lo sport. Quindi noi cercheremo di essere i più visibili possibile, anche se la gente non potrà venire a vederci al palazzetto. Una promessa e una speranza per il futuro? Ti senti di. Ma non lo so, spero veramente che nei prossimi 2 anni che mi accompagneranno con la squadra di Milano, spero veramente di riuscire a crescere tanto come sono cresciuto finora e non vedo l'ora di ritornare a giocare con questa maglia e di rivivere l'affetto di questa città e dei nostri tifosi.